come sono intelligenti i bambini. Non tutti, quelli che crescono tristi, tra la bestialità dei grandi. Ma dovevo dire queste parole da ubriaco, vero signor direttore? In delirio, no? Moribondo! E passarmi le mani insanguinate sulla faccia, così, e sporcarmela in sangue. Per sporcarmi? Sì. E atterrirvi e farvi piangere, ma piangere davvero col fiato. Oh, che non proprio appuntendo le labbra così. Per fare la mia ultima fischiatina. Anche tu, vieni qua, così, fra voi due, eh? Ma più accosto a te, più accosto a te, bella mia, chinare il capo, come fanno presto gli uccellini, morire. Oddio, è morto, è morto! Ah! Papà! Mamma mia! Va bene, benissimo, benissimo. Spegni il quadro. Le quattro sorelle e la madre attorno alla tavola della sala da pranzo, 6 giorni dopo. Spenta la luce del salotto. Ma signor direttore, di nero. A vestirvi di nero, e doveva abbassarsi il sipario subito dopo la morte, vabbè, non importa, via, a vestirvi di nero, via, sipario, luce in sala. L'effetto che mi ero ripromesso per il finale dell'atto precedente è in parte mancato, ma vi assicuro che si otterrà potentissimo domani sera. E capita anche nella vita, signori, che un effetto preparato con diligenza e su cui contavamo viene sul meglio a mancare. Peccato che il mio bravo Bigliotti si sia così impuntato sulla sua entrata. Ma l'attore Valente saprà certamente domani sera disimpegnare questa scena a meraviglia, scena capitale, signori, per le conseguenze che porta. L'ho trovata io, nella novella non c'è. E sono certo anzi che l'autore non l'avrebbe mai messa, per uno scrupolo poi che non avevo nessun motivo di rispettare, quello di non ribadire, cioè la credenza ormai tanto diffusa, che in Sicilia si faccia così spesso uso del coltello. Se l'idea di far morire il personaggio gli fosse venuta, l'avrebbe fatto morire di una sincope o di un altro accidente. Ma voi vedete quale altro effetto teatrale consegue una morte come l'ho immaginata io, con il vino, il sangue e il braccio al collo di quella chanteuse. Il personaggio deve morire. La famiglia per questa morte piombare nella miseria. Senza queste condizioni mi pare impossibile che la figlia Mommina consenta a sposare Enrico Verri, quell'energumeno. Ma possibile che questa benedetta figliola non immagini la sorte che l'attende? Chissà come le farà pagare i piaceri che le ha dato la vita, così come l'ha vissuta finora nella sua casa con la sua mamma e le sue sorelle. La mia eccellente attrice, signorina Ghione, non è del mio parere. Per lei Mommina è la più saggia delle quattro sorelle, la sacrificata, quella che ha sempre preparato per gli altri i divertimenti e non ha mai goduto, e capisce molte cose, prima di tutto che gli anni passano e che nessun giovane del paese prenderà mai in moglie qualcuno di loro, mentre il Verri farà per lei non uno ma 3 duelli con quei compagni che subito al primo colpo della sventura se la sono tutti squagliata. La passione dei melodrammi in fondo ce l'ha anche lei in comune con la madre e le sorelle, Raul, Hernani, Don Alvaro, né togliermi potrò l'immagine sua dal cuore. Tiene duro e lo sposa. Ma insomma, questo gong! È possibile che non siano ancora pronte le signore attrici? Ma non vogliono sollecitarmi. Ma come sarebbe a dire? Qualcuno ti aspetta. Cosa? Venga avanti. Ma dicono. Cosa dicono? Parli forte, gridi le nostre ragioni. Il signor Greco ancora. No.
Siamo tutti, signor direttore. Così è impossibile andare avanti. Impossibile. Signor direttore, guardi, io ho finito la mia parte, ma sono qua, eh? Ma che cosa ti è successo? Solidale con i miei compagni. Solidale? Che significa solidale? Significa che ce ne andiamo via tutti. Ve ne andate dove? Via! Come usate a me una simile intimazione? Ma dove volete andare? Dove? Qui c'è il pubblico che ha pagato, che volete farvene del pubblico? Ma lo decida lei, insomma, noi le diciamo o via lei o via me. Io torno a domandarvi che cos'altro è successo. Che altro? E le par dunque poco quello che è successo. Ma non si era già tutto rimediato. Ma come rimediato, scusi, come rimediato? Lei pretende che si recidi a soggetto. Per come eravate impegnati. Sì, ma non così, scusi, saltando le scene e comandando a bacchetta di morire. Con la scena ripresa a mezzo e a freddo. Non si trovano più le parole. Ecco, come le ho detto io in principio. Ma è stato pur lei il primo, scusi, a non rispettare quelle che mi erano nate da un moto spontaneo. Sì, ha ragione, ma la colpa non è mia. Già, ha cominciato proprio lei. Mi lasci dire, la colpa non è mia, è di lui. Mia? Come mia? Perché? Perché lei è qui col suo maledetto teatro, che Dio lo sprofondi. Con il mio teatro? Ma siete ammattiti, ma dove siamo? Non siamo a teatro. Siamo a teatro, bene, ci dia allora le parti da recitare. Ecco. Atto per atto, scena per scena. Le battute scritte, parola per parola. E tagli quanto vuole, finché vuole, ma un punto segnato e stabilito avanti, santo cielo. Lei prima scatena in noi la vita. Con tanta furia di passione. Più si parla, più ci si monta. Siamo tutti in subbuglio. Non premi, io l'ammazzerei. Prepotente, che viene a dettar legge in casa nostra. Tanto meglio. Ma che tanto così meglio? Se poi pretende insieme che si stia attenti alla scena. Che non venga a mancare quel tale effetto. Perché siamo a teatro. Ma come vuole che pensiamo più al suo teatro noi, se dobbiamo vivere? Vede che cosa ne è seguito, che ho pensato anch'io per un momento. Alla scena da finire, come voleva lei, con l'ultima battuta per me. E me la sono presa a torto con la signorina, che aveva ragione, sì, ragione di pregare in quel punto. Ho pregato per lei. Ma sì, perfettamente. E come quel signore, lei, anche lei, ecco, sì, di scherzare con quella veste da camera. Io le chiedo scusa. Lo sciocco sono stato io, che ho badato a lui. Ma vadi come fa? Non mi frastorni adesso. Basta. Signorina, lei è veramente la vittima. Vedo, sento che è piena dalla sua parte come io dalla mia. E soffro a vedermela davanti, con questi occhi, con questa bocca, tutte le pene dell'inferno. Lei trema, muore di paura sotto le mie mani. Qua c'è il pubblico, che non possiamo cacciar via. Teatro? No, non possiamo più, né io né lei, metterci a fare adesso il solito teatro. Ma come lei grida la sua disperazione, il suo martirio, ho anch'io da gridare la mia passione, quella che mi farà commettere il delitto. Bene, sia qua come un tribunale che ci senta e ci giudichi. Ma bisogna che lei se ne vada. Io? Sì, lei, è che ci lasci soli. Ma noi due soli. Benissimo, a fare come sentono. Ciò che nasce in loro, benissimo. Sì, sì, sì. Dal mio teatro. Non c'è bisogno di lei. Ma come non sia? Cosa volete fare? Il tribunale. Il vero teatro vogliamo quello fare. Quello che lei butta all'aria ogni sera. Sì, sì, per far sì che ogni scena sia soltanto per gli occhi uno spettacolo. Bravo! Una passione, questo è il vero teatro, e allora basta un cartellino. Non si può scherzare con le passioni. Ma non mettere tutto per ottenere un effetto lo può fare soltanto con le farmacie. Ma sì, ma vada via! Io sono il vostro direttore! Non la comanda nessuno. Le devi obbedire lo stesso scrittore. Ecco, obbedire. E via chi vuol comandare. Via! Ragazzi, andiamo su. Facciamo tutto da noi. Non ci sarà bisogno di nulla. E io vado a governare tutti gli effetti di luce. No, meglio così, tutto sgombro e buio. Appena così. Tanto di luce da isolare in questo nero le figure. E senza la scena? Non importa la scena. Nemmeno le pareti della mia sì, casa. Sì, ma che si intravedono appena un momento. Là, se lei le tocca e poi basta. Buio. Da far capire che non è più lei la scena, quella che comanda. Basta che ti ci senta, figlia. Dentro la tua carcere. Apparirà. La vedranno tutti come se l'avessi attorno. Sì, ma bisogna che mi faccia almeno un po' il viso. Aspetta, un'idea. Qua una sedia, subito. Che idea? Aspetta, le vedrai. Voi intanto preparate, ma quel poco di cui non si può fare a meno. Le sedioline delle due bimbe. Vedere se sono di là, già pronte. Io dicevo farmi la faccia. Sì, e se di qua, figlia. Qua. E sentirai che strazio. Corrimene, vai a prendere la scatola del trucco e una tovaglietta. Badate con le camicine lunghe da notte. Ma che volete fare? Come? Lascia che ci pensiamo noi. Io, tua madre e le tue sorelle. Te la faremo noi la faccia. Bambini, prendi anche uno specchio. Ma anche l'abito allora. Anche l'abito. La gonna e la casacca nel mio camerino. Deve essere strazio nostro, capisci? Mio. Di tua madre che sa che cos'è la vecchiaia.
prima del tempo, figlia, invecchiarti. E di noi, che ti abbiamo aiutato a farti bella, ora farti brutta. Sciuparti, darmi la condanna d'aver voluto quell'uomo. Sì, ma con strazio. Un strazio la condanna. D'esserti staccata da noi. Ma non crediate per paura della miseria che ci attendeva morto nostro padre, no? E perché allora? Per amore. Ma davvero ti eri potuta innamorare di un mostro come quello? No, per gratitudine. Di che? D'aver creduto lui solo, con tutto lo scandalo che si era seminato. Che una di noi si potesse ancora sposare. Già, gran guadagno sposarlo. Se te ne è venuto? Ora. Ora lo vedrai. Ecco qua tutto, il nostro vanni. Guarda la faccia. Oh, figlia. Figlia mia. Sai quanti ancora dicono nel paese come si dice di una morta? Bella giovine che era. E il cuore che aveva. Spenta ora, così, ecco, così, la faccia di chi non batte più l'aria, né vede più il sole. E le borse agli occhi, Sì, sì, ecco, così, Non molto, ma no, anzi, molto, molto. Gli occhi di chi morrà di crepacuore. E ora qua, sulle tempie, i capelli. Sì, non bianchi. Sì. Non bianchi, cara mia Dorina. Ecco, bene così. A poco più di 30 anni, impolverati di vecchiaia. Non vorrà più nemmeno che me li pettini i capelli. Allora aspetta, così, ecco, così. E ora, guarda. No, via tutti via. Via tutti gli specchi della casa. Sai dove mi sono potuta ancora guardare? Come un'ombra nei vetri. Ho deformata nel tremolare dell'acqua in una conca. E sono rimasta allibita. Aspetta. Aspetta la bocca. Ecco la bocca. Sì. Via. Via tutto il rosso. Non ho più sangue nelle vene. Nelle pieghe. Le pieghe agli angoli. Anche qualche dente a 30 anni può essermi caduto. No. No, mamma mia. No, no. Via il busto. Via il busto. Svezzo. No. Soprammesse. Soprammesse la gonna e la casacca. Ecco, benissimo, così, per parer più goffa. Ti scivoleranno le spalle dietro, come a me vecchie. Ansante, andrai per casa. Imbalordita dal dolore. Trascicando i piedi. Carne inerte. Affacciarsi a prendere un po' d'aria a quella finestra.